farmaci antidiabetici di ultima generazione, a fattispecie le incretine, sono dei farmaci che danno la stessa efficacia nell'abbassare l'iperglicemia, però hanno il vantaggio di non avere gli effetti collaterali, che sono stati molto gravi, e mi riferisco alle sulfanilureie, che davano l'effetto principale era l'ipoglicemia, che purtroppo poi si è visto che ha dato degli infarti, degli ictus, delle demenze senili, nei soggetti particolarmente fragili, delle fratture osteoporotiche e delle cadute spontanee. Oltre a questo, si è notato un miglioramento nelle patologie cardiocircolatorie. E naturalmente questo fatto, quindi praticamente da questo si capisce che pure se questi farmaci costano un po' di più, però vengono facendo il conto costo-benefici, considerato che poi non hanno quegli effetti collaterali, quindi potrebbero anche essere scelti per questo fatto. Un'altra cosa molto importante è che, ricordo, con le ipoglicemie si davano presidi, e che continuano purtroppo a darsi, come le striscette per la misurazione della glicemia. Scelte che purtroppo non hanno un costo, per esempio, in tutte le regioni. Si è visto, è fatto un'analisi che per esempio nel Molise costano 10 centesimi, invece in Emilia Romagna un solo centesimo. E a volte si è visto pure che costavano più le striscette anziché fare la cura con il farmaco. Per quanto riguarda l'integrazione ospedale-territorio, io sono d'accordo, come sono d'accordo, è inutile parlare dei team da fare io sono un endocrinologo del territorio, con i colleghi diabetologi dell'ospedale, soprattutto con i medici di base, con il medico di base che sappiamo ha diciamo che il sostegno proprio della medicina, perché viene scelto dai pazienti che poi segue per tutta la vita e quindi le prende in carico come tutte le altre patologie croniche. Per quanto riguarda questi nuovi farmaci, che poi nuovi non sono perché hanno un'esperienza almeno di 10 anni e quindi sono tranquilli, scusate, e io volevo fare una considerazione. Il piano terapeutico, secondo me e secondo molti clinici, è valido nella misura che valuta il profilo del farmaco, praticamente il profilo clinico del farmaco. Però se poi deve aggravare il lavoro di noi specialisti, allora non lo so fino a che punto possa essere valido.